Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Mina, da anni oramai fuori dalle scene del nostro paese, ha preso una decisione inattesa. Lascia un suo grande amore. Mina oggi conduce una vita molto diversa rispetto al passato. A quanto pare, l'artista ha deciso di dare una svolta decisiva. Una delle artiste più intriganti del panorama musicale italiano. Definita la tigre di Cremona, Mina è proprio un mostro sacro della musica italiana. La città di Busto Arsizio ha dato i natali, nel 1940, alla cantante. All'età di 3 anni si trasferisce a Cremona insieme ai suoi genitori. Dato il suo talento per quanto riguarda il mondo del canto, il padre decide di iscriverla a diverse competizioni. Il vero esordio avviene nel 1958, quando Mina si esibisce per la prima volta sul palco della Bussola Marina di Pietrasanta. A quei tempi l'artista era descritta come una ragazza timida, solitaria e tranquilla. Nel corso degli anni, però, poi ha dimostrato di essere molto altro. Una ragazza ribelle nel cui animo nascondeva un talento davvero enorme. Talento che poi ci ha regalato delle canzoni veramente uniche e bellissime. La svolta nella vita della cantante arriva con l'incontro di Davide Matalo, il suo primo discografico. Mina prende parte a diversi eventi, fino ad essere consacrata nel 1960 con il brano Tintarella di Luna. L'addio inaspettato di Mina, ecco la scelta della cantante. Mina si trasferisce. Da quel momento in poi la sua carriera è andata in continua ascesa. È sempre stata una cantante diversa dalle altre, dato che ha anche deciso di uscire dalle scene e dal mondo della televisione molto presto. Nonostante ciò, però, ha continuato a pubblicare album senza smettere mai di far emozionare il pubblico con le sue doti canore. Una cantante che, tutti noi, possiamo solo che omaggiare ogni singolo giorno. Mina oggi, 82enne, continua a far parlare di sé ma in altro modo. In particolare l'attenzione dei fan si è rivolta verso la decisione che ha preso. Cosa ha scelto di fare? La cantante, da anni, ha deciso di abbandonare Busto Arsizio ed è andata a vivere a Lugano, in Svizzera. Abitando in questa città da tantissimi anni, ha anche ottenuto la cittadinanza nel 1989. La tigre di Cremona vive in compagnia di suo marito, Eugenio Quaini. Si tratta di un cardiochirurgo cremonese. L'artista, dopo anni di continui viaggi, ha deciso di stabilirsi in pianta stabile in Svizzera. Ormai uscita di scena, Mina ha il desiderio di passare gli ultimi anni della sua vita in riservatezza con la persona che più ama. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah. We'll be right back.